sono femmine. Pronto? Sono Massimini di Quarto. Salve. Sì. Salve. Senti, personaggio, ci avete addobbi di Natale? Albero di Natale, veri, mi parla? No, no, non voglio l'albero. Addobbi. Sì, beh, qualcosina, sì. Noi non siamo specializzati. Proprio se mi parla di palline e cose, abbiamo qualcosina, insomma. Ah, ok. Dobbiamo ancora esporre noi Natale al momento. Comunque, non so cosa l'è interessato, delle palline, dei nastri, non so, mi dica cosa. No, 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 che palline. No, io stavo cercando un Babbo Natale antiproiettile. Scusi, mi può ripetere cortesemente? Ho detto che stavo cercando un Babbo Natale, però che resistesse, diciamo, agli spari. Ma perché? Perché? Guardi, allora ho sbagliato negozio, mi scusi. No. Ha messo giù la connetta. Sta stronza. 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 Matala una c***a. Non ho capito un cazzo di quello che hai detto. Sono Massimo di Quarto. Cosa hai detto? Ma scusi, mi prende per il culo? C'è un motivo particolare per cui dovrei farlo? Ma chi è, scusi, lei? Massimo di Quarto, persona agita la Milano male. Non so se conosce Guardi TG. Guardi TG. No, guardi, per me ha sbagliato il numero, però. No, addobbi natalizi? Sì. Vedi che il numero è giusto. Oh. Sì. Allora, possiamo continuare la conversazione? Andiamo avanti così al rimballo come due calciatori davanti alla porta. Guardi, non mi interessa niente. In che senso? Mica sto vedendo enciclopedie, voglio darti i soldi, sciroccata. Non è che sono qua a vendere, devo comprare. Guardi, chiude la telefonata perché proprio è sgarbatissimo, sa? Sai che sei fortunata? Perché ho senso estetico, così quando ti fico una mano in faccia ti miglioro. Hai capito? Scema di merda. Ma come? Affanculo, va. Aspetta, Massimino, che tu non hai capito un cazzo di come si trattano le donne. Guarda qua, ci penso io a portarti a casa tutta la roba per Natale. Ehi, infatti. Sì. Buongiorno, sono Giovannino. Sì. C'ha gli addobbi per Natale, lei? Certo. Fantastico. Senti, ce l'hai anche, sai, Babbo Natale, quello che si appende al balcone? No, quello no, perché non è più di moda. Infatti, perché il nostro ce l'hanno crivellato tutto e lo volevamo mettere antiproiettile. Vabbè. No, no. Lo so, fa ridere sta cosa, lo fa ridere. Però non ridere. Ancora ridi. Ti fa ridere? Con il proiettile ha crivellato. Non so, le spiego, abitiamo in una zona, non è che sia al massimo. Però dopo l'ultimo Natale era tutto bucato di proiettili. Quindi vogliamo uno antiproiettile che così ci dura anche nel tempo. Un investimento per il futuro. Di cosa? Hai capito? Lo puoi far fare di ferro? Sì, sì, no, ci vuole un Pablo, guarda. Ma lo puoi far fare tu, sei su commissione? No, io non posso farlo fare perché noi non li vendiamo quella roba lì, dunque. E cos'hai d'altro di Natale? La slitta? Solta roba natalizia. Tutto? Tutto quello che è natalizio. Ma ce l'hai anche le tette di Natale? Le tette di Natale. Lì? Le tette di Natale. Cos'è? Quale? Quelle di tua madre? Oh. No, quelle della quella puttana che sta di fianco a te che ci c'è i cazzi. No. Sei di figlio di vacca, ma che cazzo vuoi? Minchia, mi hai insultato, io ti ho risposto. Figlio di puttana, tu devi chiamare. Ancora mi stai insultando. Pezzo di merda, hai capito? Ma ancora mi stai insultando. No, sei un pezzo di merda, sei un figlio di puttana te. Sei un maleducato. Ma sei brutto culatone, devi chiamare quello che ti vede. Non fare il vigliacco, nasconderti dietro il telefono. Pezzo di ma me lo puoi baciare. Ma puoi baciarmelo proprio con l'albero di nata. Ma calmi il cazzo, ma è figlio di vacca, sei solo una merda. Tu sei una merda, sei. Ma me lo puoi succare proprio. Un terone di merda. Dietro un telefono, vieni qua, sì, scemo. Di merda, te è la puttana che ti ha messo al mondo, tua madre vacca, quella bifolca. Sai che mi stai incistando, voglio inciucciarti le tette anche a te? Richiamalo un attimo. No, fantastico, fantastico, fantastico. Quella bifolca. Fantastico. Buongiorno. Buongiorno, signora, sono Giovannino. Ho parlato prima con un signore un po' maleducato, mi ha detto un sacco di parolacce. L'altro. Quindi ha messo giù? Ha messo giù, si è arrabbiato perché... Ma è maleducato. Non ha niente da dirle più, no? Dammelo me, dammelo me. Allora, passami lo scemo di merda di fianco che lo insulto alla morte. Passamelo, dai. Dai. Che cazzo vuoi? Dai, dai, scemo. Che problema? Dai, dai, coglione. Dai. Senti, anche il cane si sta incazzando dalle cazzate che dici. Non ho capito, che problema hai? Ma sei quello di prima? No, no, sono un altro. Che problema hai?
Ah, passami l'altro allora, quello che mi ha detto. No, parla con me, che problema hai? Ma io non c'ho nessun problema, ho chiamato che ho bisogno di delle robe per il Natale. Quello è partito in quarta, ha cominciato a insultarmi alla morte. Mi ha detto figlio di vacca terrone. Oh, ma come sta il tipo? Ragazzi. Comunque vabbè, a posto. Adesso vado su TripAdvisor e scrivo che siete dei maleducati cafoni. Allora no, voglio vedere poi. Prova, ce l'hai. Certo minaccia, che lo faccio, funziona così ormai il sistema. Vabbè, vai, vai, tranquillo. Coglione! No. Non capito, che dovete insultare la gente. No. Sto scemo. Scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo stocca per gli arrivati. Wender, io ti amo, io ti amo. Torinese maledetto. Sai che ti giuro, quando dico coglione, non riesco a dire. Coglione. Prova a dire menta, la menta, vai. Menta. No. Lamenta. Vabbè, ma è coglione, bello essere torinese. Coglione. L'importante è non essere un Luca Alba, per il resto va tutto bene. Prova a dire polizia, Ivo. No, quello è Herbert, io lo dico bene, polizia. No.